Buongiorno, domenica 14 aprile 2024. Oggi siamo a Ospitale. Ospitale che è una frazioncina del comune di Fanano, provincia di Modena. E sono le 11:30, dovevamo partire alle 9:30, ma un piccolo imprevisto ci ha fatto cambiare percorso con la macchina e allungare di un'ora e mezza buona. E qual è la nostra destinazione? La nostra destinazione è il paese fantasma di Mirandola. Non arriveremo al Colombino probabilmente. Qui è pieno di frazioncine abbandonate. Se ce la facciamo, oltre a Mirandola, andremo a vedere altre due frazioni, che sono le piagge e le casette. Le volte che vengo in questi posti mi si palesa in maniera abbastanza chiara il motivo principale dell'abbandono. Benvenuti nella borgata della Mirandola. Preparatevi a godere del paese scavalcando gli alberi caduti. Mamma mia. Eccolo qua. Buongiorno. C'è nessuno? Voi? Mirandolini? Ci siete? No, non ci sono i mirandolini. Ci siamo solo noi. Classica casetta sfondata. Allora. Questa borgata è abbastanza recente per le poche informazioni che sono riuscito a reperire in rete. Dovrebbe risalire alla fine dell'Ottocento, quindi cotto e mangiato, costruito e abbandonato subito dopo. In realtà l'abbandono non si sa quando risalga, che queste case sono messe molto male, vedete lì prosegue, ce n'è una anche laggiù. Vediamo qui cosa c'è. Permesso. Oh, guardate che bella mensola di legno, molto bella. Chissà cosa sosteneva, se una mensola oppure c'era un camino. Se, probabilmente un camino, perché secondo me questi erano i supporti di una canna fumaria e muratura o qualcosa di simile. Cioè, guardate che bosco, che bel bosco di abeti. Questi praticamente avevano costruito questo paese in questo bellissimo bosco. Guardate che caseggiato grande. Si proseguiva. Ho letto che era abitato prevalentemente da boscaioli. Qui chiaramente ci si arriva solo con un sentiero, non c'è nessuna strada. Non so se ci fosse. Se ci fosse in passato una via più comoda, che se come è vero è stata abbandonata negli anni 70, vuol dire che chi ci abitava era costretto ad arrivarci a piedi. Ecco, questa qui è l'epigrafe, non so come si definisce, dalla quale è stato ipotizzato il periodo di edificazione del borgo, anche se
guardando la tecnica di costruzione sembra più antica. È vero che probabilmente nei secoli non è che sia cambiata molto la tecnica costruttiva. E quindi la datazione potrebbe essere, no, la mensola, potrebbe essere quella lì, in effetti. Qui ci sono delle finestre con le inferriate. Vedete un'altra cosa? Le inferriate, quindi vuol dire che anche qua i furti erano tutt'altro che infrequenti. Quindi uno dice in paese si stava tranquilli, si dormiva con le chiavi sulle porte, con le porte aperte. Ho sentito qualcosa che sgarrufava alle mie spalle, spero fosse un merlo. Per cui idilliaca fino a un certo punto. Vedete, qui c'è ancora la porta. I muri piuttosto spessi. Vedete, lì c'è addirittura una guaina isolante, quindi o sono stati fatti dei restauri recenti o qualche costruzione è stata aggiunta molto dopo, ma probabilmente è più la prima ipotesi. Però qui c'è un camino, vediamo se riesco a arrivarci. Io spero sempre che qui sotto non ci sia un piano inferiore. Qui ci sono addirittura ancora gli scuri. Eccolo qua, qui vedete c'è una canna fumaria e qui c'era il camino. Questi erano i piani superiori, quindi eccola qua, questo è un elemento che trovo sempre, le mensole a muro, in pietra fra l'altro. Eccolo qua, qui vedete era anche leggermente curvo, ora qui è pieno di tronchi marci, quindi non vorrei farmi male. Vedete, lì c'era addirittura una finestrella dietro al camino che dà sull'altra, credo che sia un crollo, credo sia un elemento architettonico voluto, perché probabilmente sfruttavano l'aria calda che risaliva dalla canna fumaria per scaldare anche qui dietro. Tra l'altro qui si vede che c'è una mensola. Purtroppo non so come arrivarci perché qui c'è una porta, ma no, forse ci si arriva da qui. Sì, infatti, eccola qua. Eccola qua. C'è un ragno gigantesco che mi sta venendo addosso. Vattene via. Qui c'è delle pietre che incombono qui sopra, quindi non vado oltre. Allora, vedete, qui c'è ancora l'intonaco che si sta scrostando, la mensola che vedevamo prima, il soffitto con dei ganci. Questi ganci qui sono quelli che servivano per appendere salumi e quant'altro. Qui c'è una porta, stata stretta probabilmente successivamente. Ok. Allora, qui è messa leggermente meglio la canna fumaria. Guardate che bella. Le finestrelle strette per trattenere il calore d'inverno. Questi sono tutti elementi che
che ritornano. Qui è crollato giù tutto. Che Cristo! Ho fatto un'ampia mangiata di ragnatele. Tutto questo per farvi vedere la mirandola. Mi sto prendendo ragni a destra e manca. Guardate che bello, qui è ancora annerito la parete. Segno che qui non era... No, invece era intonacato. Era intonacato, però comunque la fuliggine è penetrata dietro. Qui l'hanno chiusa la canna fumaria. Chissà perché, probabilmente c'era qualcosa. Oh, magari avevano già tolto il camino e avevano ridestinato questa stanza a un altro uso e quindi hanno chiuso la canna fumaria. Qui si sprofonda, che bello. Questo è il regno dei ragni, come dice De André. Per cui lo lascio a loro. Per cui io direi di andare avanti a vedere quelle case lì e poi... No, anzi, visto che ci siamo, andiamo subito dove è la croce, anche se è tutto chiuso, che è l'unica struttura che è rimasta in buono stato. Magari si riesce anche ad aprire. 1970, quindi siamo a 1132 metri. Chiuso e pieno di brutti insetti. Chissà perché l'hanno sistemata. Anche qui ricorre il nome di questo Vignocchi. Qui c'è scritto 1885, di qua 1880. Quindi quasi 90 anni dopo l'hanno ristrutturata, tale Egidio Lorenzini. L'hanno restaurata e poi l'hanno riabbandonata. Peccato. Ahimè, non rimane molto. Questo basamento. Niente, che si è proprio messa male. Che c'è un residuo di... Cosa sono? Le imposte? Sì, sono delle imposte un po' retro. Vedete, c'era il cardine. Era un'anta unica di legno. Marcita, chiaramente. Direi che altro da vedere qui non c'è, perché questa era l'ultima casa della borgata. Magari qui c'è, no, qui c'è un accenno di caminetto, se era un camino. C'è questi insetti che cominciano a essere fastidiosi. Non sono zanzare per fortuna, ma ronzano, sono muscini.
ronzano da tutte le parti. Pranzare con loro non è piacevole. Ora, ringraziamo Egidio Lorenzini per averci costruito queste panche che ci permettono di pranzare. Ora pranziamo, questo è il mio pranzo, un pacchetto di cracker e una fottutissima mela rossa. Buon appetito. Ora, conclusasi la visita alla mirandola, sono venuto via, perché fra l'altro era emersa dal nulla una coppia di ragazzi che non so dove fossero, e vista l'impossibilità di raggiungere in breve tempo il lago di Patrignana, che è qui sopra, credo anche abbastanza in quota, ho deciso di provare a raggiungere il paese fantasma delle piagge. Per farlo sono partito sempre da Ospitale e ora ho scoperto che quella che ho appena percorso è una strada lastricata romana, poi riutilizzata dai Longobardi. Ospitale deriverebbe dal fatto che appunto vi fondarono un ospedale per accogliere i pellegrini diretti a Roma. Qui invece troviamo un'altra strada, che è l'antica via Etrusca. Sarà vero? Boh. Bizantina con due Z. Boh, vabbè. Pizzantina. adesso noi. Ok, e questo qui è invece un paese non disabitato. Ora lo attraversiamo e proviamo a raggiungere queste piagge.